Prego. Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar Attitudini per competere nel mondo del lavoro. Io sono Anna Torri, lavoro presso l'Agenzia per il Lavoro Umana e mi occupo di politiche attive. Con me ci sarà oggi in questo webinar la collega Sara, a cui passo subito la parola per una presentazione. Buongiorno a tutti, sono Sara Pasianotto e rappresento qui oggi per conto di Umana la nostra area specialistica turismo e ristorazione. Il mio contributo oggi in questa sede sarà quello di aiutarvi a comprendere, attraverso la nostra esperienza, quali sono gli skills maggiormente richiesti nel mercato del lavoro. Lascio ora la parola ad Anna che entrerà nel vivo del webinar di oggi. Benissimo, grazie mille Sara. Allora, prima di cominciare con il webinar, mi fa piacere comunque darvi una scaletta di quelle che sono le principali tematiche che affronteremo nella mattinata di oggi. Prima di proiettare un video nel quale presenteremo brevemente la nostra agenzia, oggi il webinar affronterà prevalentemente tre tematiche. Allora, nella prima parte andremo a darvi una restituzione del questionario a cui tutti voi avete partecipato e avete preso parte. Andremo insieme a vedere le principali risposte e a individuare quelle che sono le caratteristiche comuni che sono emerse nelle risposte che avete. Nella seconda parte del webinar affronteremo la tematica cruciale e fondamentale delle soft skills. Cercheremo di capire insieme che cosa sono le soft skills, perché sono così importanti, quali sono gli ambiti in cui noi possiamo acquisirle, svilupparle ed allenarle, per capire poi effettivamente quali sono le soft skills che il mondo del lavoro attuale richiede anche nei ragazzi giovani come voi. Nella parte finale del webinar, la nostra collega Sara ci presenterà con uno spaccato, insomma, aggiornato e recente, quello che è il mondo del turismo e del settore alimentare, da un punto di vista appunto di quello che le aziende ricercano, quindi delle soft skills più richieste per poter entrare nel mondo del lavoro. Adesso però passerei appunto la palla al collega che condividerà un video di presentazione della nostra agenzia. Grazie e a tra poco. Umana è un'agenzia per il lavoro con sede a Venezia, 40 filiali in tutta Italia, 1.000 dipendenti e un fatturato di 705 milioni di euro. Da oltre 20 anni risponde alle esigenze delle imprese nell'ambito dello sviluppo e della gestione delle risorse umane. Abbiamo un approccio alla gestione delle risorse umane che pone da sempre al centro la persona, con particolare attenzione ai giovani a cui offriamo lavoro con contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato, anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca. Questa sensibilità ci ha portati ad essere la prima agenzia in Italia a dotarsi di un codice etico, essere umana, che oggi con sostenibilità ed etica viene riletto in chiave di sostenibilità e rappresenta la nostra volontà di operare in una logica di responsabilità sociale e di sostenibilità del lavoro. Crediamo nel valore del rapporto umano. Per questa ragione, oltre a valorizzarne il curriculum vitae, conosciamo personalmente ogni candidato, sia per le selezioni interne, sia per le aziende clienti, realtà nazionali e internazionali manifatturiere dei servizi nel pubblico e nel privato. Il colloquio individuale è il nostro principale strumento per favorire il più efficace matching tra l'esigenza dell'azienda e le caratteristiche del candidato. Se ti attrae l'idea di lavorare nelle risorse umane, puoi candidarti per una posizione in Umana. Sarai valutato per un inserimento presso la nostra direzione generale, presso una delle nostre 140 filiali o all'interno di una delle aziende del nostro gruppo. Inoltre, siamo sempre alla ricerca di profili da inserire nel mondo dell'ICT, dell'ingegneria, della moda e del lusso, della GDO, del turismo e della ristorazione, dei servizi alla persona e della sanità, con inserimento presso le nostre aziende clienti in tutta Italia. Desideriamo conoscere giovani con ottime competenze linguistiche, persone interessate a lavorare in ambienti dinamici, a mettersi in gioco con intraprendenza, spirito di squadra, flessibilità, creatività ed energia, anche disponibili a spostarsi sul territorio. Iscriviti su www.umana.it/career. Valuteremo insieme le migliori opportunità di carriera.
Bene, dopo questa prima presentazione della nostra agenzia, adesso passiamo alla prima parte del webinar. Quindi andremo insieme a vedere un pochino il questionario a cui voi avete preso parte, che abbiamo denominato Attitudini per competere nel mondo del lavoro. Questa indagine è un'indagine che Umana ha realizzato a livello nazionale nell'ambito del Job Orienta 2020 ed è un'indagine che è stata rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, appartenenti a 6 reti scolastiche, tra cui appunto ci sono le reti appunto a cui appartenete anche voi che ci state ascoltando. Abbiamo dato questo titolo per sottolineare quanto sia importante per un ragazzo immaginare il proprio futuro lavorativo, cercando sia di capire davvero qual è la propria motivazione, quali sono le proprie vocazioni, quindi le nostre preferenze, le nostre aspettative sul mondo del lavoro, ma anche cercando di far capire quanto sia importante ad oggi conoscere concretamente quello che il mercato del lavoro offre in termini di professioni richieste e in termini di competenze. Questo quindi per conciliare nel migliore dei modi la propria vocazione con una concretezza aperta a quello che il mercato effettivamente richiede. Oggi quindi andremo a mostrarvi una sintesi di questa indagine. Potrete consultare per esteso nel nostro sito. Come vedete, il campione è un campione assolutamente significativo e rilevante. 2513 studenti hanno preso parte al questionario, all'indagine. Vedete come la distribuzione sia tra centro 48%, nord 23% e sud 27%. Appartenenti sia ad istituti tecnici che hanno, diciamo, risposto per la maggioranza, licei e istituti professionali. La ripartizione tra maschi e femmine è praticamente molto simile. Il questionario è partito con delle immagini evocative, quindi delle immagini di impatto che vi abbiamo sottoposto per cercare appunto di immaginarvi, di mettervi in situazione e capire quale tipo di lavoro potrebbe rendervi felici. Le risposte che sono emerse le vedete qui, quindi c'è una predominanza del settore finanza e marketing, dove per marketing ovviamente intendiamo il mondo del marketing, ma anche della comunicazione, seguito dal mondo della moda, dal settore del green, della meccanica e infine del settore alimentare. Abbiamo cercato di fare delle domande evocative per cercare di farvi riflettere su che cosa possa essere per voi il lavoro. Quindi, nella prima slide che vi mostro, è emerso come per i ragazzi, quindi per voi, sia importante trovare un lavoro che possa offrire da una parte un'occasione di crescita, quindi di sviluppo delle proprie competenze personali e professionali. Dall'altra parte è emerso anche come sia importante ad oggi trovare un impiego che permetta di avere una stabilità economica e che quindi poi possa consentire a dei ragazzi giovani di crearsi anche un'autonomia di vita. Abbiamo anche chiesto qual è il tipo di lavoro che cerchiamo in termini di lavoro che possa offrire tempo libero o che invece permetta comunque di dimostrare il nostro valore in termini di espressione. L'85% di voi ragazzi ha risposto che è alla ricerca di un lavoro che permetta di dimostrare il proprio valore, quindi di un lavoro che permetta di esprimersi come persona, come competenze e come potenzialità. Questo è molto significativo perché appunto ci fa capire che per voi la dimensione del lavoro è una dimensione sicuramente importante. Legato a questo aspetto, è stato chiesto di immaginare il tipo di lavoro che preferiamo, se un lavoro vicino a casa o se un lavoro mobile, dinamico, che permetta di scoprire posti sempre nuovi. È emerso in un modo molto forte che i ragazzi preferiscono, prediligono un lavoro che possa essere dinamico, mobile e che faccia scoprire posti sempre nuovi. Quindi la mobilità è un fattore molto importante legato appunto comunque a un lavoro che sia comunque dinamico, flessibile e in movimento. Rispetto sempre alle caratteristiche del lavoro ideale,
Un buon 65% di voi ha espresso la preferenza per un lavoro che sia flessibile e diverso. Questo punto è molto ben collegato con quanto emerso prima, quindi con la ricerca di un lavoro che offra possibilità di mobilità, proprio perché la flessibilità, il cambio di dimensione, l'essere comunque coinvolti in attività che possano essere innovative, sfidanti, si combacia bene con quelle che sono anche le caratteristiche della vostra generazione. Una generazione che comunque è abituata ad un mondo del lavoro mutevole, e fluido. Un elemento significativo, di questa indagine è stato quello poi di interrogare, i ragazzi su cosa vorrebbero fare dopo la qualifica e dopo il diploma. Come vedete da questo grafico, più della metà di chi ha risposto al questionario ha espresso una preferenza per una prosecuzione degli studi attraverso un percorso universitario e successivamente magari anche attraverso un master. Il 37% invece ha indicato una volontà di andare subito a lavorare. È significativo, però soffermarsi anche su un altro dato che, sebbene in questo grafico rappresenti una parte minore della torta, è un elemento comunque molto importante. Solo il 7% ha indicato tra le proprie prospettive post diploma quello di fare un percorso di ITS e di diventare un tecnico specializzato. In realtà, questo elemento, questo tipo di percorso, potrebbe sicuramente essere un'occasione di crescita, di sviluppo, di ampliamento delle proprie competenze, non soltanto conoscenze teoriche, ma anche competenze tecniche, proprio perché forse i ragazzi ad oggi, ragazzi, magari non avete conosciuto a sufficienza il percorso di ITS, che spesso non è così, diciamo, pubblicizzato, però sicuramente è un percorso di eccellenza che permette, diciamo, di entrare a contatto con le aziende, di sviluppare solide competenze e di entrare nel vivo di quello che è il mondo del lavoro. Quindi sicuramente un percorso di questo tipo permetterebbe una crescita esponenziale di quelle che possono essere le vostre competenze, sia tecniche, ma anche e soprattutto soft, trasversali. Altro elemento significativo è che cosa dovrebbe rappresentare il mondo del lavoro e il lavoro per un ragazzo giovane come voi. Questo dato è sicuramente molto positivo ed illustra come per il 72% di voi il lavoro non debba essere per forza prestigio sociale, ma possa essere un lavoro che abbia in qualche modo una ricaduta sociale, quindi una certa utilità. Utilità in termini di, appunto, essere di aiuto alle altre persone, ma anche e soprattutto avere la possibilità di partecipare attivamente alla vita della propria società. Quindi sicuramente un lavoro ricco di contenuto. Un altro elemento che è emerso e che a mio avviso si sposa bene con il termine della flessibilità, della mobilità e della crescita che avete espresso nelle vostre preferenze è sicuramente la scelta verso un lavoro creativo. Creativo sempre inteso come un lavoro che vi possa permettere di esprimere le vostre potenzialità. Ok, quindi di poter dare il vostro contributo e poter cercare anche di trovare delle soluzioni innovative ai problemi. Questo è la creatività, ma lo vedremo tra poco quando andremo poi nel dettaglio della definizione di alcune caratteristiche fondamentali, tra cui la creatività stessa. Quindi, per riassumere, l'indagine è stata molto significativa perché ha permesso di estrapolare quelle che secondo voi sono le caratteristiche essenziali che un lavoro, il lavoro ideale, il lavoro, diciamo, che ci immaginiamo dovrebbe avere. Quindi abbiamo riportato in questa slide il fil rouge, il filo rosso che è emerso nelle vostre risposte. Quindi la creatività, la flessibilità, la mobilità sono tre caratteristiche che voi avete individuato nell'immaginare quello che per voi potrebbe essere il lavoro ideale. Quindi sono tre caratteristiche che
a vostro avviso, non dovrebbero mancare in un lavoro futuro. Questo è molto significativo, perché vedremo tra poco come queste tre stesse caratteristiche che voi avete identificato nel questionario in realtà sono proprio anche tre caratteristiche imprescindibili che le aziende e che il mercato del lavoro richiede nei giovani in ingresso. Quindi sono tre caratteristiche che tra poco chiameremo proprio soft skills, che i ragazzi devono avere per poter svolgere un lavoro di qualità, un lavoro di crescita e per poter riempire di contenuto il proprio lavoro che andranno a svolgere. Quindi è molto positivo il fatto che voi stessi giovani ricerchiate in un lavoro queste caratteristiche, perché vi assicuro che sono anche le aziende che ricercano nei giovani queste stesse caratteristiche. Quindi, senza saperlo, in qualche modo avete identificato tre importanti soft skills, e questo ci permette appunto di arrivare al vivo del webinar di oggi, quindi di entrare nel vivo della tematica proprio delle soft skills. Forse ne avrete già sentito parlare, forse no. Non vi preoccupate, oggi siamo qui per capire che cosa sono le soft skills, che cosa si intende per soft skills. Siamo qui anche per capire se tutti noi le possediamo e perché sia così importante possederle. Quindi nelle slide che seguiranno cercherò di darvi appunto delle informazioni importanti su questo elemento. Cominciamo con una definizione molto semplice, ma che poi cercherò di diciamo riempire anche con degli esempi molto pratici. Che cosa sono le soft skills e qual è la differenza con quelle che si possono chiamare hard skills? Beh, le soft skills sono delle caratteristiche individuali che ciascuno di noi ha, che sono tipiche della nostra personalità e del nostro modo di agire e di comportarci. A differenza invece delle hard skills, che sono un insieme di abilità, di conoscenze tecniche che possono essere legate a uno specifico mestiere, a una specifica mansione, e che derivano da un mix di sapere e saper fare, da una combinazione quindi di una conoscenza teorica e di un'abilità pratica. Forse il concetto si può illustrare meglio con degli esempi proprio concreti. Proviamo a immaginare degli esempi di soft skills. Beh, una soft skills può essere la capacità di lavorare in gruppo, può essere la capacità di comunicare in modo efficace all'interno di un gruppo, può essere il possedere una certa precisione, un'attenzione ai dettagli, può essere la capacità organizzativa di gestione del tempo e di gestione delle attività, ma può essere anche la creatività e la flessibilità che avete descritto e che avete richiesto all'interno del questionario. Per fare qualche esempio di qualche hard skill legata anche al vostro settore, quando parliamo di un hard skill potremmo intendere ad esempio l'utilizzo di un particolare software gestionale, quindi di un programma specifico che vi possa permettere di operare ad esempio nel settore alberghiero o di operare in altri settori, così come l'utilizzo di alcune attrezzature specifiche da lavoro. Se immaginiamo l'ambito della cucina, l'utilizzo di tutta una serie di coltelli piuttosto che altre attrezzature, ma anche la capacità di svolgere un'attività di cassa, di apertura e chiusura cassa. Una mise en place, la capacità quindi di effettuare una mise en place efficace, efficiente, piuttosto che l'utilizzo anche di altre attrezzature specifiche. Quindi vi ho fatto degli esempi concreti per farvi capire quale possa essere la differenza tra queste due tipologie di competenze. Ora però entriamo più nel vivo proprio delle soft skills, quindi vi darò degli altri elementi importanti che vi faranno capire che davvero tutti voi già le possedete. Le soft skills infatti potrebbero essere definite anche come competenze trasversali, trasversali proprio perché non sono riferite né tipiche di una sola specifica mansione, ma sono trasferibili,
Pensate a quelle che abbiamo detto prima, il lavoro di gruppo, la capacità di comunicazione. Questi elementi caratterizzano non soltanto una specifica mansione, che è importante, insomma, di un settore come possa essere un settore alberghiero, ma possono caratterizzare anche persone che possono andare a lavorare in altri settori. Quindi, per ritornare ai settori del questionario, anche chi deve lavorare nel settore finanziario, nel settore della moda, piuttosto che nel settore del marketing, necessariamente deve possedere la capacità di lavorare in team o la capacità di comunicare. Quindi queste competenze possono essere veramente trasferibili da una mansione all'altra. Queste competenze non si studiano sui libri di scuola, ma è proprio grazie all'esperienza che noi possiamo svilupparle, allenarle e perfezionarle. Quindi possiamo immaginare che le nostre soft skills possano evolversi, crescere nel tempo insieme a noi e insieme alla nostra persona. Sicuramente l'elemento importante è quello poi di essere costanti nel cercare di allenarle. Quindi sicuramente tutti noi possediamo alcune delle soft skills di cui ho parlato prima, le possediamo sicuramente a livelli diversi. Perché però è così importante possedere delle soft skills e cercare di allenarle al meglio? Per vari motivi, nel senso che l'importanza di queste soft skills accompagnerà tutto il vostro percorso di crescita nel mondo del lavoro, in diversi momenti della vostra storia. Se pensate al primo momento in cui voi entrerete nel mondo del lavoro, sicuramente, in fase di selezione, quindi quando vi troverete a fare il vostro primo colloquio di lavoro, chi sarà di fronte a voi, quindi il selezionatore, vi valuterà non soltanto sulla base delle cose che sapete fare, quindi delle vostre competenze tecniche o della vostra preparazione teorica, ma sarà molto attento ad osservare il vostro modo di comportarvi, il vostro modo di porvi. Cercherà di capire la vostra personalità, i vostri punti di forza, soprattutto perché quando si è giovani e si è alla ricerca del primo lavoro, chi sta dall'altra parte non si aspetta di trovare una persona che sia già al 100% competente da un punto di vista tecnico, ma quello che fa la differenza sarà proprio l'atteggiamento e le vostre caratteristiche personali che sarete in grado di presentare. In realtà, la valutazione delle vostre soft skills non si fermerà soltanto, in una fase iniziale di selezione, ma sarà molto importante anche per accompagnare il vostro percorso di carriera, di crescita all'interno di un'azienda. Per cui, quando un'azienda dovrà scegliere a chi far fare determinati percorsi di crescita e quindi a chi far assumere un ruolo magari di maggiore responsabilità, prenderà spunto dalle vostre soft skills. Quindi, per riassumere, come dicevamo prima, le capacità intellettuali, le conoscenze tecniche sono sicuramente importanti, ma non sono sufficienti per ottenere il lavoro che vogliamo ottenere e soprattutto poi per crescere nel mondo del lavoro. Dato che voi avete indicato quanto sia per voi importante fare un lavoro che vi dia possibilità di crescita, di espressione di sé, dovete tenere presente che se allenerete le vostre soft skills, sicuramente raggiungerete più facilmente il risultato. Bene, questa slide vi mostra quelle che possono essere le soft skills più richieste nel mondo del lavoro. Ovviamente ora ci soffermeremo su alcune. Vedete con piacere come la creatività, la flessibilità, la mobilità che erano emerse nel vostro questionario, sono presenti all'interno di questa slide, proprio perché, come dicevo prima, le aziende sono molto spesso, anzi direi costantemente, alla ricerca di persone che posseggano creatività, flessibilità e anche spirito di mobilità. Che cosa intendiamo per flessibilità? Flessibilità significa sia una predisposizione a svolgere anche dei compiti diversi magari da quelli che sono previsti dal mio ruolo, quindi rendersi comunque disponibile a ricoprire delle mansioni anche differenti, significa anche flessibilità di orario, quindi disponibilità anche
a un eventuale supporto all'azienda che abbia bisogno di persone che si fermino magari di più nel loro lavoro. Mi piace sottolineare all'interno di questa slide anche elementi come l'entusiasmo e la motivazione, che credo che siano davvero degli elementi significativi che le aziende cercano nei ragazzi giovani come voi e che voi potete e avete assolutamente gli strumenti per mettere in evidenza in un eventuale colloquio, in un eventuale dialogo con l'azienda, proprio perché l'entusiasmo, la motivazione, la passione per il lavoro, se ce l'avete e siete capaci di dimostrarlo, mettono già l'azienda in situazione di volervi scegliere. Sicuramente sono importanti anche dimensioni come l'affidabilità, affidabilità che per un ragazzo giovane come voi può voler dire il fatto di rispettare un impegno dato, rispettare una scadenza che l'azienda vi darà nell'esecuzione di un lavoro, ma anche in modo più semplice la puntualità, il saper arrivare comunque al lavoro nel momento giusto e, ripeto, rispettare i tempi richiesti. Vedete poi come ci sono altre competenze molto importanti che riguardano il lavoro in squadra, le capacità organizzative, la capacità di relazionarsi all'interno con i colleghi, ma anche all'esterno, nel caso in cui andiamo a fare un lavoro che preveda comunque il contatto con il pubblico e con eventuale clientela. Quindi questa panoramica è sicuramente molto ampia. Immagino già che qualcuno di voi, vedendo questa panoramica, si starà interrogando dentro di sé, dicendo: beh, forse sul lavoro in team sono a buon punto, sulla capacità di relazioni mi sento abbastanza pronto, però magari su altre competenze indicate in questa mappa mi sento di doverci lavorare. Non vi preoccupate, è quindi quello che stavo dicendo prima, quindi ciascuno di noi ha dentro di sé sviluppate alcune competenze in un modo un pochino più forte, sulle altre non è detto che non si possano sviluppare, non è detto che non ci si possa allenare per potenziarle. Quindi lancio un messaggio di speranza proprio perché vi voglio dire che con il tempo, con le vostre esperienze che farete, anche lavorative ma anche extra lavorative, sono sicura che voi avrete possibilità di far evolvere le vostre soft skills. Ovviamente l'apprendimento di una nuova competenza e il cambiamento è un processo che comunque parte dalla nostra intenzione, dalla nostra volontà, ok? Dalla nostra volontà di voler lavorare su noi stessi e di crescere. Però tutti voi nel questionario lo avete detto, volete cercare un lavoro che vi permetta di crescere, di dimostrare quanto valete. Quindi questo sicuramente è un ottimo punto di partenza. Come faccio quindi a capire su che cosa mi devo allenare? Su quale soft skills mi devo rimboccare le maniche per cercare di migliorarmi? Sicuramente rispondendo ad alcune domande, che sono anche le domande che avete ritrovato all'interno del questionario. È importante chiedersi: chi voglio essere? Che lavoro voglio fare? Quali esperienze voglio fare nel mio futuro? Quali sono davvero le passioni, gli interessi, le cose che contano di più per me? Rispondendo a queste domande, voi inizierete a tracciare la vostra mappa del lavoro e quindi a costruire quello che può essere il vostro obiettivo professionale nel futuro. Con queste domande avrete la possibilità anche poi di appunto definire chi vorrete essere e di capire che cosa effettivamente il mondo del lavoro cerca. A quel punto saprete su quali competenze dovrete lavorare maggiormente. La domanda successiva potrebbe essere: bene, ma quindi in che modo io posso allenare o sviluppare una competenza? Come faccio? Non vi preoccupate, perché in realtà ci sono degli ambiti della vostra esperienza in cui sicuramente vi siete già cimentati e senza saperlo avete messo in campo, allenato determinate competenze. Noi qui in questa slide ne abbiamo riassunti alcuni, però pensiamo ad esempio allo sport. Lo sport, che può essere sport di squadra o sport individuale,
A prescindere da questo, allena sicuramente alcune soft skills molto importanti. Pensate al rispetto delle regole, pensate alla disciplina, all'autocontrollo. Lo sport ci insegna che dobbiamo rispettare delle regole, che dobbiamo controllarci, soprattutto pensate ai calciatori quando giocano a calcio e devono controllare le proprie emozioni, a volte anche la propria rabbia, il proprio fastidio. Di fronte ad un arbitro per non rischiare un'espulsione. Pensate a quanto lo sport, soprattutto allo sport di squadra, aiuti ad allenare la dimensione del lavoro di gruppo, del raggiungimento di un risultato fatto insieme. E quanto comunque lo sport ci aiuti anche a imparare a gestire l'errore, quindi renderci conto degli errori che facciamo e con l'aiuto dell'allenatore capire come migliorarli. Quindi sicuramente tutti voi nello sport vi siete già sperimentati, vi siete, avete allenato determinate soft skills. Pensate anche a chi svolge il ruolo dell'allenatore o del capitano. Quello è un ruolo che permette di sviluppare altre competenze trasversali, altre soft skills, come possono essere il ruolo di leader, il ruolo di guida di una squadra. Lo sport sicuramente è un elemento che accomuna molti di voi, però pensiamo anche alla rete di relazioni. Quindi se qualcuno di voi appartiene a dei gruppi, anche gruppi di amici, gruppi diciamo legati da un medesimo interesse, può essere interesse per il cinema, per la lettura, eccetera, all'interno di questi vostri gruppi, in questa vostra rete di relazione, voi sicuramente allenerete la vostra capacità di comunicazione, quindi la capacità di esporre le proprie idee di fronte a un pubblico, quindi lavorare anche sull'eventuale timidezza, ma anche la capacità di esporre negoziando, quindi imparando ad argomentare il proprio punto di vista e ad essere persuasivi nell'esporre la vostra idea. Quindi anche la rete di relazioni, la rete di amicizie e di contatti vi permette quotidianamente di mettere in campo alcune soft skills. Un altro elemento che abbiamo voluto citare perché pensiamo che possa essere anche qua, possa accomunare diversi di voi, sono la dimensione dei viaggi. Pensiamo a quanto il viaggio ci debba rendere comunque adattabili, perché quando viaggiamo dobbiamo adattarci a quelli che sono gli usi, i costumi, le tradizioni del paese in cui andiamo. Dobbiamo sicuramente aprire la nostra mente appunto a delle tradizioni diverse, a delle usanze diverse dalla nostra. Il viaggio, si sa, può essere anche problem solving, quindi risoluzioni di piccole problematiche quotidiane che magari spesso e volentieri ci dobbiamo trovare a gestire anche in autonomia, imparando a cavarcela da soli. Oltre al viaggio, abbiamo voluto citare anche la dimensione del gioco, perché anche chi, diciamo, ama cimentarsi in questa dimensione acquisisce una capacità di risoluzione di problemi, di lavoro in squadra, ma anche se vogliamo di pensiero analitico e strategico. Io faccio sempre l'esempio degli scacchi. Pensate a chi gioca a scacchi, deve avere una capacità molto di riflessione, di analisi e di strategia. Il tutto fatto in una dimensione ludica come quella di un gioco. Vedete quindi che questi sono dei contesti nei quali voi davvero potete sviluppare delle soft skills, potete allenarvi quotidianamente. Non è riportato in questa slide, ma se ci pensate, anche la dimensione della scuola è comunque un contesto molto importante nel quale voi dovete tutti i giorni essere chiamati a mettere in campo le vostre soft skills. Pensate quando vi viene assegnato un lavoro di gruppo e quindi dovete portare avanti un lavoro con i vostri compagni, raggiungendo un determinato risultato che vi viene richiesto in un determinato tempo, quindi seguendo una determinata scadenza. In questo modo voi vi allenate a organizzare e a gestire il tempo. La dimensione della scuola, però, lo sapete bene, è anche regole, quindi è anche la capacità di seguire delle regole, è anche autocontrollo rispetto a quanto poi ci viene chiesto nello stare in classe. Tutto questo per dirvi che in realtà queste soft skills sono molto più vicine a voi di quanto voi possiate pensare. Quindi attraverso questo webinar
vi vogliamo lanciare l'idea di riflettere su quali possono essere davvero le vostre soft skills più importanti e quindi imparare a capire quali possono essere i vostri punti di forza. Quindi, per non dimenticare e per cercare appunto di darvi dei consigli concreti che potete portare avanti da qui ad oggi in tutto il vostro percorso di crescita, sicuramente il primo punto imprescindibile è che voi da qui in avanti riusciate a diventare consapevoli di quelle che sono le vostre risorse. Quindi capire chi sono, cosa voglio fare e quali sono i miei punti di forza. Quindi quali sono le cose che posso, le mie migliori qualità che posso offrire ad un'azienda per inserirmi nel mondo del lavoro. Una volta che ho questa consapevolezza, perché ho anche capito dall'altra parte che cosa le aziende cercano, e da questo punto di vista oggi Sara ci darà davvero uno spaccato interessante di quello che le aziende cercano anche nei ragazzi giovani come voi nel vostro settore. Bene, una volta che ho capito questo, ho anche capito eventualmente su quali aspetti io mi debba allenare maggiormente. Quindi quali sono quelle aree di miglioramento, quelle aree di potenziamento che è importante acquisire per arrivare a ricoprire il lavoro desiderato. Il cerchio si chiude quando poi io riesco anche a valorizzare tutto questo. In che senso valorizzare? Ho capito chi sono, ho capito quali sono le mie soft skills più sviluppate. Devo però riuscire a esprimerle al meglio, sia in una fase iniziale di ricerca lavoro, quindi nel momento in cui cercherò lavoro, dovrò essere in grado di esprimere queste mie competenze, descriverle all'interno di un curriculum vitae, di una lettera di presentazione, che appunto mi valorizzi. Dall'altra parte, però, questo certamente mi aiuterà ad ottenere il lavoro, ma una volta che avrò ottenuto il lavoro, dovrò essere in grado di continuare ad esprimere queste mie competenze all'interno del lavoro. Solo in questo modo riuscirò davvero a dare un contenuto e un valore aggiunto al lavoro che io svolgerò. Quindi queste sono le tre parole chiave che dovete ricordare, che vi devono accompagnare, perché tra pochi secondi vedremo come questo aspetto che vi ho illustrato a livello teorico si traduce poi nella pratica di quello che le aziende cercano. Abbiamo scelto di mostrarvi un annuncio di lavoro reale della nostra agenzia, che vi fa capire effettivamente, concretamente, quando un'azienda cerca, che cosa cerca. Come vedete, le aziende sicuramente quando cercano un candidato hanno bene in mente quali sono le mansioni che il candidato dovrà andare a svolgere, dovrà andare a ricoprire. Per cui, nel caso specifico di questo annuncio, vedete che nella prima parte viene proprio descritto che cosa la persona dovrà andare a fare sul lavoro. Quindi allestimento sala, servizio ai tavoli, gestione cassa, eccetera. Vedete però che il candidato ideale, quindi il profilo della persona ideale, non è fatta solo di cosa deve saper fare a livello pratico, ma anche di come deve essere la persona giusta per ricoprire quella determinata mansione. E quindi vedete come per svolgere questo tipo di ruolo, come può essere appunto quello del commis di sala che abbiamo scelto, sia importante svolgere egregiamente un lavoro di squadra. Sia importante avere una predisposizione naturale al rapporto con il pubblico, empatia, capacità di dialogo con il cliente, ma anche sicuramente disciplina ed educazione, intesa come rispetto delle regole e come capacità di rapportarsi nel modo corretto sia nei confronti dei propri responsabili titolari, ma anche nei confronti della clientela. Quindi attraverso questo annuncio voi capite come il mercato del lavoro si orienti anche nella ricerca di persone che abbiano le soft skills. Leggendo un annuncio, quindi, riuscite a farvi un'idea di quali sono le soft skills più richieste per svolgere il ruolo che a voi interessa e quindi, tornando alla valorizzazione di cui parlavo prima, avere poi la capacità
di esprimere, se avete queste competenze, all'interno di un curriculum o di una lettera di presentazione. Bene, con questo annuncio di lavoro io chiuderei la mia parte relativa alle soft skills in generale. All'importanza appunto che le soft skills richiedono nel mercato del lavoro, per lasciare la parola alla collega Sara che ci spiegherà meglio che cosa viene ricercato dalle aziende del settore, diciamo, turismo e agroalimentare. Quindi passo la parola a Sara. Grazie Anna. Allora ragazzi, prima di passare nel dettaglio alle soft skills richieste dal settore, avevo piacere solo brevemente di illustrarvi quale sarà la fotografia che vi aspetterà una volta che vi affaccerete al mondo del lavoro. Qual è la tipologia di aziende presenti nel territorio? Allora, si spazia tra aziende di ristorazione collettiva o commerciale più strutturata, realtà di hotelleria, gestione familiare o di catena, aziende alimentari in senso stretto e tutte quelle imprese collegate direttamente o indirettamente alla filiera turistica. Quali sono le zone di maggior concentrazione? Abbiamo da una parte tutte le territorialità legate alle stagioni, sia invernali che estive, perciò la montagna, il mare, il lago, con un focus però molto importante anche verso tutte le città italiane che rappresentano un importante patrimonio culturale. Quali sono i profili che maggiormente ci vengono richiesti? Allora, ci sono da una parte tutti quei ruoli operation, li chiamo io, per cui quegli ruoli legati al settore alimentare, food and beverage, dove sono sicuramente apprezzate le professionalità tecniche conseguite nel percorso di studi. Vi cito alcuni esempi: dai macellai agli addetti al banco gastronomia, agli addetti al banco ortofrutta, agli enologi, agli imprenditori agricoli, ma anche gli chef de rang, i commis, i chef de partie. Poi ci sono anche tutte quelle mansioni invece dove sono molto più importanti le competenze linguistiche. Mi viene un esempio, come potrebbe essere l'accoglienza, il concierge, lo shift leader, il front desk agent, ma anche il tecnologo alimentare, per esempio, piuttosto che il caporeparto, piuttosto che un responsabile di controllo di gestione o addirittura anche un addetto alla logistica. La lingua inglese è sicuramente la più richiesta, supportata da una seconda lingua come il tedesco e il francese, anche se negli ultimi anni viene particolarmente apprezzata la conoscenza della lingua russa, araba o cinese. Per qualsiasi area di riferimento si aggiungono anche le competenze digitali per la creazione di contenuti, soprattutto in un momento storico così particolare, dove si è sviluppato necessariamente un distanziamento fisico, soprattutto in tutte quelle aziende dove risulta importante la comunicazione e la propria brand reputation. Ci soffermeremo ora, con l'aiuto della slide, ad analizzare alcune soft skills che dal nostro punto di vista risultano strategiche ed importanti e che rappresentano le basi, dal mio punto di vista, per un percorso di crescita all'interno di qualsiasi azienda. Ci sono delle competenze trasversali, ad esempio, che si possono acquisire e accrescere nel tempo. Qui vedo riportato ad esempio il problem solving, piuttosto che la capacità di organizzare e pianificare, o piuttosto che il pensiero critico. Credo invece che ci siano proprio delle attitudini che ciascuno di noi sviluppa nel proprio percorso di vita e che devono rappresentare una base solida di partenza per poter iniziare qualsiasi percorso lavorativo. Allora voi mi chiederete, ma quali sono i principali valori che vengono ricercati? Abbiamo cercato di darne evidenza con la prossima slide attraverso un grafico molto semplice che ci fa capire cosa. Anna, se vuoi indicare la prossima slide, eccola qua, che il 40% è rappresentato dalla capacità di comunicazione e relazione. Questo requisito attiene alla capacità di relazionarsi con le persone in tutte le varie situazioni, sempre in modo corretto, con un atteggiamento sempre sorridente, cordiale, gentile, premuroso, con un portamento sempre elegante e disinvolto. Considerato poi che si alternano momenti di
particolari stress, momenti impegnativi, avere capacità di relazione, come spiegava prima Anna, vuol dire anche avere un buon autocontrollo, cioè significa gestire in modo opportuno tutti i momenti di situazione, di stress, di difficoltà, soprattutto in un settore come il nostro, dove l'ospite ha bisogno di sentirsi a casa. Così, secondo me, è una persona che ha una buona capacità di relazione. È sorridente, premurosa, cordiale, sia con i colleghi, ma anche con la clientela. Si muove sempre sul lavoro in modo adeguato, sa comportarsi con svariati tipologi di persone, sempre nelle varie situazioni. Anche delle occasioni di stress, non urla, non litiga con i colleghi, tanto meno con i clienti, ed è in grado di mantenere sempre la calma, di essere paziente e di ragionare. Un'altra soft skills importante che rappresenta il 15% è l'educazione. Secondo me è un elemento determinante, oltre che qualificante della persona, e si inevitabilmente riflette anche sulla qualità del servizio al cliente. Così è una persona educata, una che si comporta sempre in modo inappuntabile, che usa un linguaggio idoneo, senza espressioni volgari. Aggiungerei a questo anche quello che ha spiegato prima Anna, disciplina. Cosa vuol dire disciplina? Vuol dire accettare, rispettare le regole presenti in ogni azienda e in ogni gruppo di lavoro, obbedire agli ordini dei superiori, conformando il proprio comportamento a tutte le regole interne. Così è una persona disciplinata, rispetta le regole interne dell'azienda, ma rispetta anche i ruoli all'interno di un gruppo di lavoro. Esegue ciò che gli viene richiesto senza discussioni o polemiche e anche nel caso in cui ritenga che alcune disposizioni possano anche non essere corrette, lo fa presente ai responsabili nei luoghi e nei momenti opportuni. Un altro 15% è rappresentato dallo spirito di collaborazione. Io voglio spiegarvi questa parola come capacità di fare squadra, spirito di gruppo. Secondo me è un requisito molto importante perché? Perché il servizio è il risultato del lavoro di più persone. Per ottenere perciò tutto ciò è determinante saper lavorare insieme e collaborare. Purtroppo gli individualisti, seppur professionalmente capaci, molto spesso creano nell'azienda situazioni di conflitto. Così è una persona dotata di spirito di collaborazione. È in grado di lavorare con i colleghi, smorza le proprie individualità a favore del buon servizio finale e aiuta volentieri i colleghi anche in difficoltà, anche se non gli viene richiesto. L'ultimo 30% che ho voluto proprio lasciare per ultimo è amore per il proprio lavoro. Io credo che questo sia proprio il requisito più importante. È quello che permette di valorizzare tutti gli altri. Lavorare deve anche rappresentare un piacere. Così è una persona innamorata del suo lavoro. Ama svolgere la propria professione e lo fa percepire sia alla clientela ma anche ai colleghi. Vi porto un esempio. Compito di un barista non è solo quello di servire un buon caffè, ma nel migliore dei modi, ma è anche quello di mettere gli ospiti a proprio agio e soddisfare le loro aspettative. Ogni cliente ha un carattere, ha un gusto, ha delle esigenze diverse e sta alla persona riuscire a comprenderli e accontentarli. Molte persone spesso hanno con il barista o il cameriere un vero rapporto di privilegiato, diventano quasi confidenti, informatori, fidati e talvolta anche consiglieri. Io con questo intervento ho chiuso la mia parte, concluderei ringraziando tutti per l'attenzione e passo la parola ad Anna per i saluti conclusivi. Grazie mille Sara per la tua descrizione molto dettagliata e molto concreta di quello che davvero il settore richiede. Io vi ringrazio per l'attenzione e insomma spero che questo webinar vi sia stato utile per iniziare insomma ad avviare il vostro percorso di crescita anche in termini di soft skills. Per qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, noi oggi siamo ancora presenti agli stand con i nostri recruiter, per cui vi potete prenotare per un colloquio individuale. Ci siamo. Insomma, per
per chi vorrà, ci sarà la possibilità comunque di iscriversi anche sul nostro sito Umana, nella sezione Career, quindi nella sezione rivolta ai candidati in cerca di lavoro. Siamo presenti anche sui social, quindi ci trovate sia su Instagram sia su LinkedIn. Vi ringrazio ancora ragazzi, e grazie per l'attenzione a tutti e buona giornata.